Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significhi volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 119, 16 marzo 1902. O quanto si stenta per farlo venire un poco, è un continuo crepacuore e timore che ancora più non viene. Oh Dio, che pena! Non so come si vive, sebbene si vive morendo. Onde per poco si è fatto vedere in uno stato compassionevole, con un braccio troncato. Tutto afflitto mi ha detto: figlia mia, vedi che mi fanno le creature, come vuoi tu che non li castighi? E mentre ciò diceva, pareva che prendesse una croce alta, le di cui braccia pendevano da 6 o 7 città e succedevano diversi castighi. Nel vedere
Ciò ho molto sofferto e lui, volendomi distrarre da quella pena, ha soggiunto: Figlia mia, tu soffri quando ti privo della mia presenza. Questo di necessità ti deve succedere perché, essendo stata per tanto tempo vicina, immedesimata col contatto della divinità, hai goduto a tuo bel agio tutto il piacevole della luce divina. E quanto più uno ha goduto la luce, tanto più sente la privazione di detta luce e le noie e i fastidi e le pene che portano con sé le tenebre. Poi ha ripetuto: però la cosa principale di ognuno è che in ogni suo pensiero, parola ed opera non cerchi il proprio comodo né la stima ed il piacere altrui, ma il solo ed unico piacere a Dio. Capitolo 120, 18 marzo 1902. Questa mattina mi sentivo inquieta per l'assenza del mio adorabile Gesù, onde, avendo fatto la comunione appena venuto nel mio cuore, ho cominciato a dire tanti spropositi. Dolce mio bene, non è cosa di star quieta quando non venite. Voi, vedendomi calma, ne abusate e non vi date nessun pensiero di venire. Quindi è necessario fare passi, altrimenti non si riesce. Lui, nel sentirmi, si è mosso nel mio interno e si è fatto vedere in atto di sorridere perché sentiva i miei spropositi e mi ha detto: Tu poi vuoi che soffra, perché sapendo che se tu stai inquieta io vengo più a soffrire, non cercando di star quieta è lo stesso che volermi far più soffrire. Ed io, pazza come stavo, ho detto: Meglio che soffrite, perché dalla stessa sofferenza vostra volete avere più compassione della mia sofferenza. E poi la sofferenza che viene dal peccato, quella è brutta, basta che non è quella. E Gesù: Ma se io vengo, tu mi costringi a non fare castighi, mentre sono tanti necessari. Allora dovresti conformarti meco a volere ciò che voglio io. Ed io, ricordandomi ciò che avevo visto nei giorni passati, ho detto: Che castighi? Che volete far morire le genti? Fateli morire, una volta devono venire da voi e alla patria propria, purché li salviate. Quello che voglio è che li liberiate dai mali contagiosi. Il Signore non mi ha dato retta ed è scomparso. Ritornando a venire, si faceva vedere sempre con le spalle voltate al mondo. E più che ho fatto, non mi è riuscito a farlo guardare. Quando lo volevo costringere per forza, non mi forzare, altrimenti mi costringi a privarti della mia presenza. Quando sono rimasta con un rimorso e mi sento di aver fatto tanti difetti. Capitolo 121, 19 marzo 1902. Continuando il rimorso, ma però il Signore ha continuato a venire, volendo riparare ciò che avevo fatto il giorno innanzi, gli ho detto: Signore, andiamo a vedere ciò che fanno le creature. Sono tue immagini, non volete avere compassione di loro? E lui: No, non voglio andare. Di volontà propria si sono corrotti? Ed io permetterò che ciò che serve per loro alimento servirà loro di infezione. Vuoi andare tu ad aiutare, a confortare, a far qualcosa? Va, ma io no. Così ho lasciato il mio diletto Gesù ed io sono andato in mezzo alle creature. Ho aiutato a ben morire qualcuno e poi ho visto da dove veniva l'aria infetta ed ho fatto varie penitenze per allontanarle. E poi me ne sono ritornata e continuava a farsi vedere il benedetto Gesù, ma in silenzio. Bene, ci fermiamo meditando un pochino su questi capitoletti che ruotano intorno a due tematiche, diciamo, tipiche ed esclusive della vita di Luisa e dei suoi rapporti particolari con Gesù. Ricordiamo che Luisa, prima di apostola del regno della Divina Volontà e di figlia della Divina Volontà, fu da Dio scelta come sposa e come vittima. E quindi bisogna sempre avere questa doppia dimensione, questo occhiale, per intendere i suoi rapporti con Gesù in questo orizzonte, l'orizzonte di sposa, quindi di attrice destinataria di un rapporto di amore unico con Gesù, e al tempo stesso di vittime. E le vittime davanti a Gesù sono coloro che hanno come compito lo stesso che aveva Gesù sulla terra. Gesù è venuto sulla terra a prendere su di sé
i peccati degli altri e ad appagarli in prima persona perché i peccatori potessero essere salvati. E la vittima prosegue nel tempo, ovviamente in maniera subordinata e dipendente assolutamente da quello che ha fatto Gesù, altrimenti non avrebbe nessun valore, nessuna opera di nessun essere umano, perché lui è il nostro unico salvatore. Però continua nella storia quello che Gesù ha fatto. E per essere più precisi da un punto di vista anche teologico e soteriologico, non è che le sofferenze di una vittima causano la salvezza di qualcuno, no. Perché la causa della salvezza e della conversione dei peccatori sono sempre e solo le sofferenze di Gesù. E in parte, questo sarebbe un discorso che non è il caso di aprire nella meditazione, quella della Madonna, che solo lei, ecco, ha concorso alla redenzione in senso stretto, non le altre creature. Però la vittima, diciamo così tecnicamente, concorre alla distribuzione della grazia, quindi non all'acquisto della grazia, ma al fatto che la grazia arrivi qui ed ora, quindi in un preciso momento del tempo e della storia, a determinate persone. Quindi questa è la funzione. Allora, dentro questo orizzonte si capiscono alcune cose che accadono, no? Numero uno, le ansie di Luisa quando non godeva della presenza del suo sposo. Ecco, questo si capisce soltanto nell'orizzonte di un'anima innamorata che poi, insomma, dice delle cose molto molto forti, no? Quindi, specialmente nel secondo capitoletto, quando Gesù dice: stai buona, insomma, perché se ti vedo così sofferente per la mia assenza mi fai soffrire anche a me. Ecco, e lei sproloquia dicendo: ah, meglio così ritorni, d'accordo? Tanto le sofferenze che ti fanno male sono solo quelle del peccato, no? Ecco, è chiaro che tutte quante queste cose si possono e si devono intendere nell'orizzonte dell'amore. Gesù spiega perché in alcuni momenti si nascondeva da Luisa, no? E questo lo fa tante volte negli scritti. Perché se si manifestava a lui, a lei, e stava in sua presenza, Luisa, commossa dalla carità, che tra l'altro Gesù stesso ha infuso nella sua anima, e quindi dalla fedeltà al suo ufficio di vittima, diceva al Signore: no, guarda, ferma, me li prendo, fermo, me li prendo io. Tutte quante le sofferenze, tu pensa solo a salvare le anime e non li fare soffrire. Questo è il. È soltanto che qui c'è un problema che a volte nella sua divina onniscienza e sapienza, Gesù sa, per scienza divina, quindi infallibile, che in alcune circostanze è necessario, proprio per il bene, agire differentemente, quindi non. Noi diremmo, nel parlare comune, non mandargliela franca, mandargliela liscia, ma far sentire un pochino, ecco, il peso delle proprie responsabilità, soprattutto perché l'uomo prenda coscienza dei danni prodotti dalla volontà propria, come spiega nel terzo capitoletto. Di volontà propria si sono corrotti e allora adesso io permetto che ciò che serve per il loro alimento serva di infezione. Io permetterò, quindi vedete che si tratta sempre di una azione permissiva di Dio, cioè, abbiamo detto tante volte, i cosiddetti castighi sono semplicemente un'operazione, come dire, Dio si ritrae, cioè nel senso che anziché impedire che le conseguenze del male prodotto dall'uomo giungano a fine, quindi a compimento, lo lascia stare, dice, devi capire. Questo è il senso, quello che tu produci con la tua mala volontà. Se io mi prendo sempre tutto su di me, tu non capisci mai, e continui. E allora delle volte fa così, che poi questo è anche il senso più genuino e più profondo della penitenza cristiana. Questo è importantissimo per noi. Mi fermo un attimo, insomma, nella meditazione, perché è un punto di capitale importanza per la crescita interiore. Allora, per quanto possa sembrare strano, perché sembra strano, cioè la realtà di cui si fa comunemente esperienza tutti i giorni è questa, che qualunque cosa noi facciamo di testa nostra,
produce solo che guai, guai, disordini, litigi, turbamenti, sofferenze. Adesso potremmo fare una sciorinata, insomma, di liste di negatività, ecco, lunga 5 minuti, volendo, no? Non occorre. Niente di più facile ci dovrebbe, cioè almeno dovrebbe venire nell'essere umano, intelligente, sensato, almeno un po' di paura, nel senso, ma paura di se stessi. Dire, signore mio, come diceva San Filippo Neri, tienimi la mano sulla testa, se no Filippo si fa turco. E non è che scherzava, lo sapeva, dice, se mi impazzisco, non sono capace di tutto. Ecco, eppure, per uno stramaledetto meccanismo interno che ci portiamo dietro, sicuramente su cui soffia in continuazione il nemico, il demonio, l'uomo, niente. Non comprende, dice un salmo, è come gli animali che periscono, proprio sembra stupido, proprio in senso etimologico, stupido nel senso di. Come dire, meglio sarebbe dire l'ebraico stolto, no? Come dice la Sacra Scrittura. Lo stolto, che sarebbe il senso in cui ho usato il termine stupido, è quello che non fa funzionare il cervello. Cioè, se noi non ci funziona il cervello, che è l'unica, come dire, che è ciò che fa di noi degli esseri umani, che ci permette di comprendere le cose, quindi di fare le scelte opportune, di condurci, di guidarci, diventiamo animali allo stato brando, quindi che agiamo in maniera apparentemente irragionevole. In realtà, tutto quanto il gioco, diciamo così, se si può chiamare in questo, della nostra salvezza, si svolge solo su questo punto. Solo su questo punto. Perché la nostra vita ha semplicemente due alternative. Questo dobbiamo ricordarlo in continuazione. Faccio quello che mi pare o non faccio quello che mi pare. Adesso non qualifichiamo diversamente il non, se non faccio quello che mi pare, che faccio? Non faccio quello che mi pare. Non ci sono altre alternative. Il problema è che la nostra connaturale impressione, convinzione di fatto, quando non mentale, è che io sarò tanto più contento quanto più posso fare come mi pare dalla mattina alla sera, senza che la mia volontà incontri nessun limite, nessuna opposizione. Questa cosa è stata anche teorizzata a livello filosofico, nei secoli scorsi, prima da Schopenhauer in parte e poi da Friedrich Nietzsche. La famosa volontà di potenza che ha dato origine poi, tra l'altro, agli orrori, insomma, che abbiamo visto nel corso della storia. Sì, uno vuole dire, ma sì, queste sono aberrazioni, sulla base di questi scritti sono nati poi i regimi dittatoriali, cosa che è vera, tutto quello che vogliamo, ma è come dire, il nucleo purtroppo ci riguarda tutti quanti. Cioè, e questa convinzione, gli psicologi la chiamerebbero, si perdoni il termine, egosintonica, la chiamano così. Cioè, questo è connaturale, cioè è ben sintonizzata col nostro io. Cioè, sì, è così, ma c'è qualcuno che forse pensa che. Dice, senti un po', ma ti piacerebbe fare tutto quello che ti pare? Non ci fossero limiti, non ci fossero regole, c'è tutti i soldi che ti pare, non ti piacerebbe? Vogliamo provare a fare questa domanda alla Madonna? Proviamo a fare questa domanda alla Madonna. Per esempio, prova a fare questa domanda alla Madonna, vedi quello che ti risponde. Mi piacerebbe, sarebbe la cosa più orribile che potrebbe capitare. Io preferirei essere tagliata e fatta a mille pezzi piuttosto che farne uno solo di atto di volontà mia. Domanda: la Madonna sarà intelligente o, non vorrei insomma neanche ipoteticamente attribuirle un titolo blasfemo, sarà intelligente o no la Madonna? Certo che lo è. La Madonna ha conosciuto certamente per un dono di Dio, ma un dono di Dio che come sempre è stato ben accolto dalla sua anima, i disastri che produce questo tipo di comportamento. Disastri. Cioè, quello che uno dovrebbe capire. Non, cioè, allora, certamente la vita assoluta nella divina volontà che ha fatto la Madonna le ha procurato una quantità, un tasso, un grado di santità
fuori del comune, inimmaginabile, tutto quello che vogliamo, meriti su meriti, lasciamo perdere, cioè, lo sappiamo questo qui, no? Però se uno va a vedere, questa cosa ha procurato alla Madonna una vita meravigliosa, attenzione, una vita crocifissa, come mai fu crocifissa, questo teniamolo sempre presente perché sono dimensioni mai, però anche una vita meravigliosa vissuta, cioè la Madonna c'aveva un rapporto con Dio, c'aveva delle cose da parte che nessuno le sa e nessuno se lo può neanche immaginare, d'accordo? Lei dice qualcosa nella Vergine Maria, nel Regno della Divina Volontà, ma non possiamo immaginarcelo, non ci possiamo entrare. Ha avuto una vita bella da morire, ha avuto una vita da favola. Certo, la vita da favola purtroppo qui in questo mondo sappiamo, è entrato il peccato e quindi la vita da favola qui non può essere disgiunta dalla croce. Qui anche Gesù lo spiega altra volta anche a Luisa, no? Che dice per forza che soffri, se tu hai visto la luce e poi torni al buio, certo che soffri, ma io questo lo voglio, d'accordo? Perché uno dei motivi per cui hai visto la luce è anche questo, perché tu possa conoscere la sofferenza che ti viene dall'essere nelle tenebre, ma è comunque una vita meravigliosa. Luisa Piccarreta ha avuto una vita terrena meravigliosa, d'accordo? Pur stando nel suo solito stato, pur stando impietrita, pur vivendo la crocifissione, soffrendo le amarezze dell'assenza di Gesù, quando Gesù stava male gli versava l'amaro in bocca, tutte le cose che sappiamo, poi soffriva per non essere capita, poi i confessori, poi gli scritti andarono a fine all'indice, cioè, tutte le sofferenze che ci ha avuto, però stanno dentro un contesto di vita stupenda. Quindi è proprio un cambio profondo, d'accordo? Perché se parte questo, parte tutto, cioè, io penso che è proprio la molla fondamentale, anche diciamo per innamorarsi del regno della Divina Volontà, che non è una moda oppure una fissazione, no? Già altre volte ho fatto notare, insomma, che vedo in giro sul web tante cose, tante a volte, come dire, eccessive, che la sentano, insomma, che danno quasi fastidio, nel senso, cioè, sembra quasi che qualcuno voglia fare un po' il fanatico, d'accordo, cioè, in maniera che si percepisce che... Ma qui non si tratta di fare, capito, gli splendidi, una nuova spiritualità o qualche cosa del genere, oppure l'elite, tutto quello che... Cioè, qui si tratta di comprendere una verità di fondo, ma non solo comprendere, radicarla. Cioè, se qualcuno ti dicesse, senti, da oggi in poi si può fare tutto quello che ti pare, lui ti risponde, che cosa? Ma che fossi matto, fossi. No, non vedo l'ora di farlo. Bisogna rispondere, ma che fossi matto? Ma quando fa una cosa del genere comincio a scatenare una vita, l'inferno sulla terra. Per me, cioè, sto peggio io. Una spia di questo, l'ho detto tante volte, l'ho ripetuto anche recentemente in un'omelia, e non dobbiamo mai dimenticarla sta cosa qua, a mio avviso. Il motto di Aleister Crowley, fondatore del satanismo contemporaneo, era «Fai quello che vuoi». Quindi questo è il Vangelo secondo Satana, d'accordo? Il Vangelo secondo Satana si sintetizza nelle parole «Fai quello che vuoi». È stato l'inganno primordiale, d'accordo? Cioè, la perdita che ha avuto Adamo, che non si immaginava, era questa, d'accordo? E la debacle totale di Satana, cioè la debacle totale, cioè se qualcuno fosse stufo, avesse avuto problemi col diavolo, che se fosse sentito tentato, che magari se scopre che ha fatto una vita da grande peccatore, poi si è avvicinato a Dio, gli viene la rabbia, dice ma guarda questo dove mi ha portato, fino a che grado di degradazione, peggio ancora chi ci ha avuto problemi grossi, chi è stato posseduto, c'è qualcuno che ha voglia proprio di levarselo dai piedi per sempre? Ma se uno se lo leva dai piedi per sempre? Ecco, celebri il funerale alla propria volontà umana, attenzione, volontà umana intesa come volontà che asseconda i propri impulsi e i propri desideri, perché la volontà umana in sé è una risorsa straordinaria, perché quando noi la indirizziamo bene è una facoltà bellissima che il Signore ci ha dato, ed è quella che ci consente di è la nostra volontà umana stessa che ci consente di vivere nella volontà divina, d'accordo? Quindi sempre attenzione a capire bene questi passaggi e sottili. Quindi se parte questa cosa,
parte tutto. Negli scritti, vede qua come piano piano il Signore prepara, no? E cioè, quando uno vive in questo mondo, il diavolo ha chiuso, cosa significa chiuso? Chiuso, non ci può entrare, ma non soltanto che non ci può entrare, non ci si neanche avvicina, perché prova una tale repulsione. Voi sapete che gli esorcisti dicono che quando lui fa il pazzo, che va a possedere qualcuno, dicono così gli esorcisti, lo fa anche perché a quanto pare con una possessione, quindi stando dentro il corpo di un essere umano, ha un pochino di refrigerio, di sollievo dagli orrori dell'inferno, perché i demoni all'inferno stanno male. Ma se trovano uno che vive la divina volontà, ma ci vanno da soli all'inferno, perché è meno tormento stare all'inferno che stare vicino a quello. Nei libri di Lisa questo si vede benissimo. Allora, uno provi a leggere tutti e 36 volumi, troverà che nel primo volume, a un certo punto, c'è un'ampia sezione dedicata a tentazioni, vessazioni, cose orribili che Luisa ha vissuto nei primi tempi, d'accordo? Illusioni che si fosse inventata tutta, e poi addirittura pensieri blasfemi, di tutto, insomma, è successo. Supera questa cosa, ha tribolato, mi ricordo, per 1 o 2 anni presso questa situazione qui, la supera. Dopodiché il diavolo scompare. Dice, ma come, che Luisa è come i teologi di oggi che non ci crede più che esista il diavolo? No, non ci sta proprio più. E non è che non ci crede, compare 1 o 2 volte, perché il diavolo confessasse che stava lontano da lei, perché non si poteva avvicinare. Mi pare che una volta uno scritto dice che provava il demone a avvicinarsi, appena si è avvicinato, immediatamente doveva scappare, se è andato a buttare dentro un inferno. Una piccola donnetta con la prima elementare. Di questo era terrorizzato il diavolo. D'accordo? Allora, questo è proprio il punto fondamentale. Cosa dice Gesù ai primi lamenti di Luisa in questi scritti, no? La privazione, la luce, eccetera, eccetera. Sì, vabbè. La cosa principale di ognuno è che in ogni suo pensiero, parola ed opera non cerchi il comodo proprio, né la stima e il piacere altrui, quindi l'egoismo, quindi faccio le cose per me stesso, per me, cioè le due motivazioni principali per cui agisce la volontà umana. Perché agisce la volontà umana? Perché vuole stare bene, io devo stare bene, d'accordo? O devo godere, se vogliamo dirla in altri, quindi, ecco. E poi per piacere agli altri, no? Tutti i peccati che si fanno dell'estate, specialmente dalle signorine, perché vengono fatti? Per essere guardati, per essere ammirati, quindi per piacere. E invece che cosa dice la volontà divina o la volontà umana che si orienta verso la volontà divina? A me non me ne... Io agisco solo e soltanto per piacere a Dio, in coscienza. Quindi quello che penso gli piace al Signore? Bene, continuiamo a pensare. Non gli piace? Via. Quello che dico gli piace al Signore? Sì. Bene. Non gli piace? Via. Quello che faccio gli piace al Signore? Bene. Non gli piace? Via. Questa è una piccola semplificazione di vita nella divina volontà. È tutto qui. È tutto qui. A volte, così finiamo da dove abbiamo partito, nostro Signore, da dove siamo partiti, nostro Signore che deve fare? Dal momento che è così laparissiano a volte, che non dovremmo comportarci in questo modo, eppure nonostante tutte quante le tramvate, le scornamenti, le teste sbattute al muro, sfracellate per terra, che se prende l'uomo quando fa la testa proprio continua, allora nostro Signore cosa fa? Delle volte dice, bene, vuoi questo? Bene, adesso guarda quello che succede. Vai, buon divertimento. Non è che ti castiga, ti lascia semplicemente fare esperienza di quello che succede sempre come ti pare, senza metterci lui le pezze, perché se ci mette sempre le pezze, d'accordo, anche utilizzando, come dire, eccessivamente, diciamo così, secondo, per farci capire, la misericordia, tu lo capisci mai, lo capisci mai, e continui. E se continui, è peggio per te. Perché va incontro non soltanto alla rovina eterna, ma va incontro ad una vita schifosa,
brutta, orribile, quando potresti vivere fin da adesso da grandissimo Signore. Non aspettare che muori, capite? C'è una certa visione, diciamo così, un po' bruttarella del cristianesimo, che è questo qui. Allora, adesso io qui devo fare un sacco di rinunce, un sacco di sacrifici, devo accettare le croci, le tribolazioni, le prove, e dire sempre di sì, chinare sempre la testa, farmi il tappetino di tutti, perdonare sempre, quindi ma boffo proprio, e dopo le cose andranno meglio perché andiamo in paradiso. Per carità, una parte di verità c'è, ma questo non è del tutto vero al 100%, perché sembra che uno deve fare una vita da derelitto, da infelice, proprio da frustrato, ecco, sarebbe il termine giusto, questo mondo, per andare in paradiso. Ma dove sta scritta questa cosa qua? Non è vera questa cosa qui. È vero che devi passare attraverso le prove, le tribolazioni, le croci, che devi osservare il Vangelo. Questa cosa bellissima che sta qui, si è fatta in unione con la Divina Volontà. Quindi non è che qua, dice, qua è un disastro, e poi forse speriamo che esiste, la canzone di Pino Daniele, il paradiso non esiste, forse esiste, chi lo sa? No, esiste. Ma che esiste il paradiso, non c'è bisogno che tu dici, cominci di forse o non forse, perché se tu cominci a vivere nella Divina Volontà, il paradiso lo vedi vivo adesso, non nella stessa forma in cui lo vedrai dopo, certamente, ma ricordiamo sempre che la vita nella Divina Volontà è cos'è? È un ritorno alle condizioni che avevano i nostri progenitori prima della caduta. E l'Eden che cos'era? Era il paradiso terrestre. Non possiamo adesso far lavorare di fantasia e immaginarci il paradiso terrestre, come dire, in termini... puerili o favoleggianti, no? Ma un paradiso terrestre vero è una vita di comunione intima con Dio, con tutte quante le gioie che questo ti dà. Questo si vive nella Divina Volontà, mica per scherzo. Vabbè. O Santa Vergine Divina Maria, noi avremo veramente capito tutto della vita e saremo veramente uomini e donne nuove quando la bella domanda che ci siamo immaginati che qualcuno ti faccia: ma vorresti fare tutto quello che ti pare, Madonnina cara? Ecco, quando saremo capaci di rispondere come risponderesti tu, ma col cuore, come dicono a Roma, proprio senza neanche pensarci, se fossi matto, piuttosto che fare tagliare a 1000 pezzi, piuttosto che farne una volta sola quello che mi pare, ecco, non sempre, dovunque quello che mi pare. Ecco, quello sarà il giorno in cui abbiamo capito tutto, quello sarà il giorno in cui abbiamo compreso la tua vita, quello sarà il giorno in cui potremmo dirci i tuoi veri devoti, perché Padre Pio diceva che la vera devozione consiste nell'imitazione, ma l'imitazione più perfetta di te è fare la stessa vita che hai fatto tu. La vita che hai fatto tu è la vita nella Divina Volontà, dove tu vuoi in realtà portare tutti quanti i tuoi veri devoti, in un modo o in un altro. Ecco, noi ti preghiamo di farci arrivare presto a questa profonda convinzione interiore, perché sappiamo che solo le grandi motivazioni e convinzioni interiori hanno la forza di portarci dovunque. Di farci superare ogni difficoltà, ogni ostacolo, ogni prova, ogni tentazione, ogni titubanza, ogni tentennamento, perché quando siamo fortemente convinti di quello che facciamo, proprio per il dono della volontà che il Signore ci ha dato, non ci ferma nessuno. Mentre quando, come diceva il profeta Elia, proprio nella messa di ieri, fino a quando zoppicherete da entrambi i piedi, ma se il Signore è Dio, servitelo, e se è Baal, servite Baal. Non si può campare come re tentenna, insomma, non è possibile.
Ecco, facci anche comprendere quanto è importante questa decisione che parte dal nostro cuore, come dicono, come dice quello splendido Salmo 83, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, decide nel suo cuore il santo viaggio e decide per non tornare più indietro e per non voltarsi mai più. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.